un multiplo di un nuovo simbolo, il nuovo oggetto che è i. Quindi sono del tipo x più iy. Bene? Diciamo che questo rispetto ad R è uno spazio a due dimensioni perché c'ha un elemento appunto riferito ai vecchi insieme R più un nuovo elemento, l'elemento della base è i. Bene? C'è una combinazione di queste due cose, prendete tutti i numeri complessi. Come vanno scelti x e y? X e y sono numeri reali. Va bene? Essendo un insieme che rispetto ad R ha dimensione 2, questa è una cosa diciamo isomorfa a R2. Gli isomorfismi li avete fatti? Ma no, non mi dite bugie. Vabbè, comunque è una parola, se non l'avete mai sentita, è una parola che permette di identificare questo nuovo insieme C con un vecchio insieme che dovreste conoscere, cioè il piano R2. Isomorfo vuol dire che ha la stessa forma. Bene. Quindi questo lo chiameremo anche piano complesso, alle volte viene chiamato anche piano di Gauss, diciamo piano complesso. Questa non è l'unica rappresentazione dei numeri complessi, questa è la rappresentazione cartesiana dei numeri complessi. Cartesiana perché le coordinate x e y aiutano a identificare la posizione del punto. X e y hanno dei nomi riferiti a z, per estrarre da z l'informazione x si fa la parte reale di z e si ottiene x. E quando invece volete estrarre la parte immaginaria, questa è la parte reale, fate immaginare di z e ottenete y. Bene? Allora, quindi questa è la definizione. Una volta avete definito l'insieme, definite anche le operazioni. Ieri abbiamo definito la somma e il prodotto. E per fare i conti in... diciamo con questi numeri, se usate la presentazione cartesiana e le operazioni sono per ora solo somma e prodotto, oggi vedremo anche il quoziente, cosa basta fare? Allora, se i numeri sono in questa forma, si fanno le operazioni normalmente, l'unica cosa che bisogna ricordarsi è che come diciamo trattare simbolicamente i. I, diciamo, deve essere tale per cui quando fate il quadrato di i dovete ottenere meno 1. Bene? Questo perché diciamo è il punto di partenza dal quale abbiamo costruito questo nuovo insieme. Quindi la regola algebrica per trattare i è la seguente. Facciamo un esempio numerico di prodotto che contiene anche una somma. Allora, non so, possiamo fare 1 più 3i che moltiplica meno 2 più 5i. Faccio con i numeri interi, ma ovviamente x e y possono essere numeri reali qualunque. Allora, quando faccio questo prodotto, lo fate normalmente, quindi 1 per questo viene meno 2 più 5i. Poi fate anche 3i per questo, quindi viene più 3 per meno 2 fa meno 6, quindi meno 6i. Poi 3 per 5 fa 15, quindi 15i al quadrato. Adesso, dopo aver fatto questa operazione, dovete, come facevate diciamo con i vettori, fare i conti separatamente sulle due coordinate. Quindi sulla coordinata, sulla seconda coordinata, sulla parte immaginaria ce l'avete già pronto, questo dovete sostituire al posto di questo meno 1. Quindi questo in realtà è un numero reale. Adesso fate la somma separando sempre parte reale e parte immaginaria. Quindi questo è meno 15, meno 2, quindi meno 17. E poi abbiamo un più 5 meno 6, quindi meno 1, quindi meno i. Bene? Ok? Quindi questa è l'operazione di prodotto. L'operazione di somma l'abbiamo vista, adesso in realtà quello che ci interessa è anche vedere se c'è un altro modo per rappresentare i numeri complessi, perché come vedremo per il prodotto, se dobbiamo fare dei prodotti, diciamo più prodotti o prodotti anche un po' più complicati, allora è più comoda un altro tipo di rappresentazione, cioè la rappresentazione esponenziale o la rappresentazione polare. Questa rappresentazione ha a che fare con le coordinate polari di un punto nel piano. Allora, come si determinano le coordinate polari? Allora,
non si identifica più il punto nel piano con le coordinate, bensì con la distanza, anzi non usiamo diciamo la distanza che chiameremo valore assoluto di z, adesso vi farò vedere per quale motivo, e poi quindi questo è il modulo di z, gli apri, eccolo, lascia la porta socchiusa. Allora, quindi questo è il modulo di z, il modulo, diciamo, adesso lo definiamo per un numero complesso, però già sui numeri reali, diciamo, l'interpretazione del modulo era la distanza dall'origine. Se vi ricordate, diciamo, o in generale, quando voi prendete due numeri, 3 e 5, quando fate il modulo della differenza, cosa ottenete? Ottenete esattamente la distanza tra i due punti, va bene? Allora, questa proprietà del modulo in realtà la potete anche vedere nel piano, anzi è più significativa, quindi per noi il modulo di z sarà la distanza di questo punto dall'origine, quindi per z la formula la diamo subito, è diciamo la distanza euclidea, quindi siccome questo è un triangolo rettangolo e questa sono le misure dei cateti x e y, x per la parte reale, y per la parte immaginaria, il modulo di z sarà la radice quadrata di x quadro più y quadro. Quindi si può fare anche il modulo al numero complesso, il modulo continua a essere un numero reale maggiore o uguale di 0, anche se applicato a un numero complesso, e rappresenta la distanza di z dall'origine. Se avete due numeri complessi e fate il modulo della differenza, questa cosa qui, come si calcola? Se z e w sono due numeri, fate prima l'operazione di sottrazione, troverete un numero complesso, fate il modulo in questa maniera. Però cosa rappresenta geometricamente? Rappresenta la distanza tra z e w. Questa è la distanza tra z e w, va bene? Quindi il modulo rappresenterà la distanza. Quindi sul modulo non ci sono problemi. Come adesso l'altro elemento per individuare un diciamo punto in coordinate polari è l'argomento, cioè l'angolo che si forma partendo dalla semiretta positiva dell'asse delle x e girando in senso antiorario. Bene? Allora, come si fa a definire teta? Ecco, su questo bisogna fare un po' d'attenzione perché quello che la relazione che c'è tra x, y e teta è che tangente di teta è uguale a y su x. Oppure, se volete anche, che questa è una maniera, diciamo, dato z, modulo di z e teta, di ricavare x e y, la stessa cosa la potete anche scrivere così, cioè che y è z che moltiplica diciamo il seno di teta e x è uguale a z che moltiplica il coseno di teta, va bene? Allora, sto cercando di adesso di introdurre queste coordinate polari, queste sono già delle prime relazioni che valgono tra i vari elementi. Il modulo non ci sono problemi, sull'argomento invece c'è un problema perché molto spesso sui libri, anche diciamo controllato stamattina in internet, spesso da questa relazione uno scrive che teta è uguale all'arco tangente di y su x. Ecco, questa cosa qui non è proprio tanto vera, va bene? Cioè non è, non, anzi è proprio sbagliata. E adesso vi spiego subito il motivo. Allora, quindi questa, per favore, utilizzatela ricordandovi adesso questa spiegazione, perché se applicate questa formula così com'è sbagliate. Allora, qual è il problema? Allora, il problema è il seguente. Allora, prendiamo per esempio questo punto qua, punto meno 1, 1. Bene? Supponiamo di voler calcolare l'argomento. L'argomento sarebbe tutto quest'angolo qui, va bene? Ok, voglio calcolare quell'argomento lì in radiante. Allora, so x e y, so la posizione, devo calcolare quest'angolo. Ah, sul modulo, ecco, facciamo subito il modulo. Allora, il modulo
se questo è il punto, diciamo, abbiamo detto meno 1 più i, questo sarebbe il numero complesso, z uguale a meno 1 più i. Allora, per calcolare il modulo non ci sono problemi, perché lì la formula non ha, diciamo, non ci sono fraintendimenti, bisogna fare meno 1 al quadrato più 1 al quadrato, e quindi viene radice 1, va bene? Ecco, se facciamo adesso invece, applichiamo questa formula qua, abbiamo che dobbiamo calcolare la contrangente di y su x, quindi 1 su meno 1, cioè l'arcotangente di meno 1, e l'arcotangente di meno 1 è... L'arcotangente di meno 1 è, non so che questo è, meno pi greco quarti, che direi non è quest'angolo qua, no? Meno pi greco quarti è questo. Questi due angoli non sono uguali, sono due cose completamente diverse. Quando fate questo calcolo, se non fate i disegni, va bene? E quando fate la trasformazione dovete poi collocare il numero nel piano complesso. Quando voi vi trovate meno pi greco quarti, va a finire che lo collocate qui sotto, va bene? Perché meno pi greco quarti vorrebbe dire ruota in senso orario, no? Perché è meno di pi greco quarti, mentre invece l'angolo è quello opposto. Va bene? Quindi in realtà qui che cosa, cioè la formula, però invece questa qui vale, questa sì vale, perché se faccio la tangente di meno pi greco quarti effettivamente ottengo meno 1, va bene? Quindi questa è la relazione vera, quella che non è vera è quest'altra, va bene? Perché? Perché quando fate l'arco tangente non prendete tutta la tangente, ne prendete solo una parte per fare, diciamo, la funzione inversa, va bene? Allora, come andrebbe scritta per bene questa? Non è che è completamente sbagliata, però va corretta, perché ci sono, cioè, questa qui funziona solo se il punto sta da questa parte, va bene? Quindi questa qui funziona se, diciamo, x è maggiore di 0. Se x è maggiore di 0 è vera questa. Se x è minore di 0 invece bisogna fare una correzione, perché ogni volta bisogna aggiungere pi greco, va bene? Perché se il punto sta da questa parte, in realtà mi dà questo e devo sempre aggiungere pi greco, quindi in realtà dovrei dire che teta è uguale all'arco tangente di y su x più pi greco se x è minore di 0. E quindi già la formula avrebbe due casi. In realtà poi rimangono fuori anche degli altri casi, e quali sono? Se x uguale a 0 non mi direi mica che devo applicare questa formula. Qui c'è y diviso x, non va bene. Quindi dovrei aggiungere a questa formula qui non solo questa, ma anche separatamente i casi x quando x uguale a 0, anzi non solo x uguale a 0, quando x uguale a 0 è y maggiore di 0, quindi verrebbe, diciamo, pi greco mezzi, no? L'angolo, l'argomento, e poi anche quando sta sotto invece l'argomento è meno pi greco mezzi. Allora, quindi invece di stare a impazzire con tutti questi casi, va bene, o vi ricordate questa, e poi vi aiutate col disegno in maniera tale da sapere in che quadrante sta, diciamo, il numero complesso, e da questo poi fate le vostre considerazioni, oppure potete anche usare una formula alternativa che trovate sulle dispense, che forse è un po' più facile da ricordare, non è niente di profondo, semplicemente deriva da questa invece, invece che quest'altra. Per teta è l'arco coseno di x su z, allora questo se y è maggiore o uguale a 0, ed è meno arco coseno di x su z se y è minore di 0, va bene? Anche questa ha il difetto di essere divisa in due parti, ma perché? Perché ogni volta che avete delle funzioni trigonometriche, quando fate le inverse prendete solo una parte di queste funzioni, va bene? E quindi se utilizzate la funzione arco coseno, arco tangente che avete sulla calcolatrice, dovete fare delle correzioni a seconda della posizione del punto. Quindi quello che vi consiglio di fare quando dovete passare dalle coordinate cartesiane a quelle polari, prima disegnate il punto nel piano. Non è che occorre disegnarlo proporzioni esatte, la cosa importante è capire in che quadrante sta, va bene? Poi o fate questo o fate quest'altro e controllate che l'angolo corrisponda a quel quadrante. Insomma, è un errore di posizione più sul quadrante che sul valore effettivo dell'angolo, va bene? Quindi prima
guardate in che quadrante sta e poi fate, calcolate l'angolo esattamente e se c'è qualche incongruenza correggetela appunto, o qui aggiungendo pi greco o qui cambiando segno a seconda della posizione, va bene? Ok, quindi diciamo, qui abbiamo anche già scritto tutte diciamo, le formule che servono per passare da una all'altra. In particolare se avete diciamo valore assoluto di z e teta, se avete le coordinate polari per trovare le cartesiane basta che utilizzate questo, quindi se avete valore assoluto di z o teta per trovare x e y qui non ci sono ambiguità, si fa questo. Se invece volete fare il contrario, cioè dante x e y trovare valore assoluto di z e teta, il valore assoluto di z lo calcolate così e invece per teta dovete fare un po' d'attenzione perché dovete utilizzare o questa, va bene? A vostra scelta. Ok? Quindi adesso facciamo qualche esempio così di conversione. Ecco una cosa che non ho ancora detto sul diciamo sulle coordinate polari. Le coordinate polari hanno però un difetto rispetto alle coordinate cartesiane. Le coordinate cartesiane per ogni coppia di numeri reali avete un unico punto nel piano e viceversa. Per le coordinate invece polari c'è un'ambiguità che è dovuta al fatto, per esempio, che per lo zero non è definito l'angolo. Va bene? Quindi diciamo avete il modulo 0 e l'angolo invece è indefinito perché non avete dei punti di riferimento per capire, cioè potreste anche per diciamo convenzione mettere teta uguale a 0, ma diciamo l'angolo non è determinato, va bene? Per 0 non è determinato. E poi un altro problema con l'argomento è che, adesso lo vedremo negli esempi, che quando individuate per esempio un argomento, non so, per esempio prendiamo per esempio 1 più i, va bene? Allora, facciamo un po' l'operazione di conversione nelle coordinate polari. Allora, il modulo di z, esattamente come prima, viene a radice di 2. Quando calcolate teta, possiamo farlo con le formule che ho appena cancellato, o comunque guardando anche il disegno, qui si tratta di un angolo di pi greco quarti, perché le coordinate x e y sono uguali. Quindi ci potete mettere pi greco quarti, però non solo questi angoli vanno bene, ma anche tutti quelli che differiscono da questo con un multiplo di 2 pi greco, cioè tutta diciamo questa cosa la ritrovavate se avete fatto un po' di trigonometria quando risolvevate le equazioni, spesso oltre a una soluzione particolare c'era questo multiplo di 2 pi greco da aggiungere, anche in questo caso ve lo ritrovate, quindi l'angolo diciamo è determinato se date uno degli angoli e poi potete aggiungere multipli di 2 pi greco, va bene? Quindi con k appartenente a z, quindi non solo pi greco quarti va bene, ma anche 2 pi greco più pi greco quarti, anche l'opposto, eccetera, va bene? Quindi sull'angolo c'è questa indeterminazione, per alcuni punti ce ne sono troppi, per lo zero invece non c'è un valore particolare da assegnare. Ok, allora quindi questa è la maniera per fare la conversione. Come si scrive poi effettivamente il punto in coordinate polari? Allora non si separano le coordinate come si fa normalmente con le, appunto, con le coordinate, ma si utilizza una forma di questo tipo. Allora si mette in testa diciamo il modulo e poi qui si scrive per e alla i zeta, va bene? Si utilizza questo simbolo, si utilizza l'esponenziale. Attenzione, qui l'esponenziale, va bene, è calcolato non per un numero reale, ma per un numero complesso, va bene? Quindi quando voi trovate in particolare, diciamo, se non c'è il modulo davanti, è come se il modulo fosse 1, quando voi trovate e alla i teta, questo significa un punto, un numero complesso che ha un argomento uguale a teta e che ha modulo 1. Quindi tutti i punti fatti, tutti i numeri complessi fatti in questa maniera sono tutti i punti che stanno sulla circonferenza di raggio 1, va bene? Perché il modulo è 1, l'angolo invece può cambiare e cambiando ovviamente descrive tutta una circonferenza. Allora, per quale motivo diciamo è stato uno introduce diciamo l'esponenziale?
Allora, questo non c'entra le differenze, ma ve l'ho detto, diciamo, più per soddisfare, diciamo, una curiosità che forse qualcuno di voi avrà, ma è perché è legato a delle cose che abbiamo visto all'analisi 1. Insomma, perché, diciamo, uno deve introdurre questa esponenziale? Perché un numero complesso lo scrive così? Ecco, già qui non separava le due coordinate, ma ha introdotto questo simbolo i. La motivazione qual è? Quando fai i conti è più facile, perché quando hai il simbolo i in un'espressione algebrica sai poi come fare i conti, perché lo converti ogni volta che trovi il quadro in meno i. Quando faremo i prodotti vedrete che, diciamo, è conveniente avere invece una forma di questo tipo. Anche qui le coordinate sono modulo di z e teta, ma perché scriverle proprio in questa maniera? Va bene, perché non scrivere semplicemente così? Tanto l'informazione è sempre la stessa, no? Il modulo è l'argomento. Perché questo? Allora, ci sono due motivazioni. Una motivazione di tipo pratico. La motivazione di tipo pratico è la seguente, che quando voi avrete, diciamo, da fare il prodotto, se i numeri sono in forma polare o esponenziale, il conto viene molto bene se lo scrivete in questa maniera, perché questo è, diciamo, facciamo z1 e z2. Allora, questo è il modulo, questo è, diciamo, questo numero scritto in forma esponenziale. Poi qui ci scrivete l'altro. E quando fate il prodotto che cosa accade? Allora, adesso questo poi lo dimostreremo, ma quello che accade è che si farà il prodotto dei moduli e poi si farà il prodotto degli esponenziali e ci si comporterà esattamente come ci si comportava con i numeri reali, cioè un prodotto degli esponenziali diventa un esponenziale dove, diciamo, questi esponenti vengono sommati, va bene? Quindi qui otterrete e alla i teta 1 più teta 2, va bene? Questo anche aiuta un po' a comprendere qual è, diciamo, l'operazione che voi, geometria che voi fate quando fate il prodotto di due numeri complessi. Quando fate il prodotto di due numeri complessi, che cosa succede ai numeri? Mentre nella parte cartesiana non era così chiaro, c'erano dei conti da fare, poi c'era quella conversione in quadro uguale a meno 1, qui invece è un po' più chiaro, vuol dire che le distanze dall'origine, diciamo, si moltiplicano come numeri reali, e poi invece gli angoli si sommano, va bene? Invece gli angoli si sommano, poi faremo degli esempi. Adesso sto facendo, diciamo, sto anticipando leggermente questo argomento perché voglio cercare di motivarvi l'introduzione di questo simbolo. C'è un altro motivo per introdurre quel simbolo ed è il seguente. Allora, diciamo, scriviamo un attimo di nuovo la forma cartesiana. Prima avevo scritto che x era z per coseno di teta e poi avevo scritto che y era modulo di z per seno di teta. Allora, quindi questo vuol dire che questo è uguale a z che moltiplica coseno di teta più x seno di teta. Allora, qui cosa avete? Avete che l'esponenziale, quindi cioè che l'esponenziale però di un numero complesso, va bene? Del tipo i teta, è uguale a coseno di teta più i seno di teta. Questo crea un collegamento tra le funzioni trigonometriche e le funzioni esponenziali, cosa che assolutamente non si intravedeva quando uno faceva studiava le funzioni dal punto di vista reale. Le funzioni trigonometriche sono una cosa, le funzioni esponenziali sono un'altra cosa. No, c'è un legame tra queste due cose. Sì, uno dice, il legame c'è perché tu hai voluto introdurre l'esponenziale, perché altrimenti non c'era questo legame. No, no, il legame c'è perché... perché proviamo a scrivere lo sviluppo di Taylor. Vi ricordate, gli sviluppi di Taylor di queste funzioni avevano delle cose in comune. Allora, e alla i teta, vediamo un po', facciamo lo sviluppo di Taylor. Non è che dobbiamo preoccuparci che questo è un numero complesso, perché? Perché quando scriviamo lo sviluppo, scrivo un po' di termini, le operazioni che dovevo fare su i teta erano operazioni, diciamo, semplici, devo sommare e fare i prodotti, e queste ormai le sappiamo fare, queste operazioni abbiamo definite. Scriviamo un po' di termini.
Allora, questo è l'esponenziale, va bene? E qui ci sono tutti gli altri termini. Allora, proviamo a fare i conti adesso. Allora, i conti cosa vuol dire? Visto che sono numeri complessi, dunque, le operazioni che devo fare sono queste potenze qua. Teta è un numero reale, quindi questo si comporta esattamente come prima. L'unica novità è cosa devo fare della i. Allora, la cosa che devo fare della i è sempre questa, va bene? Però devo calcolare anche altre potenze. Come faccio? Allora, i è uguale... Scusate, i è uguale a i. Vabbè, questa è... i al quadrato è uguale a meno 1. Quando faccio i al cubo sarebbe i per i al quadrato. Quindi quando faccio i per i al quadrato viene meno i. E poi devo fare i alla quarta, che sarebbe i al quadrato per i al quadrato, che sarebbe meno 1 per meno 1, che è uguale a 1. Quindi ritorno, no, sono arrivato a 1, quando faccio i alla quinta ritrovo i. Quindi le potenze di i, va bene, al variare di n, non hanno infiniti valori, sono esattamente 4, sono 4 valori, sono questi 4 valori qua. Sono i, meno i, meno i, scusate, i, meno 1, meno i e 1. Poi vedremo anche, diciamo, nel piano che cosa succede quando fate questa operazione. Ma adesso proviamo a fare questo conto. Allora, quindi qui viene 1 più i teta più, allora, i al quadrato viene meno 1, quindi viene meno teta quadrato mezzi. Qui c'è un i al cubo è uguale a meno i, quindi viene meno i teta cubo 3 fattoriale. Qui c'è un i alla quarta abbiamo detto che vale 1, quindi viene più, i alla quarta fa 1, quindi teta alla quarta diviso 4 fattoriale. E poi qui continua, va bene? Quando facciamo i numeri, facciamo i conti, in questo caso lo stiamo facendo in forma cartesiana, quando uno ha effettuato un po' di calcoli, cosa fa? Riunisce la parte reale e riunisce la parte immaginaria. Allora, qual è la parte reale? La parte reale è tutto quello che non contiene la i, quindi 1 meno teta quadro mezzi, poi ci sarebbero altri termini che stanno qui dentro, che non ho scritto, più i volte, poi cosa c'è? Teta meno... teta cubo su 3 fattoriale e poi ci sono tutti gli altri. Bene? Quali sono i termini che vengono qui? Ma sono esattamente lo sviluppo del coseno e lo sviluppo del seno. Lo sviluppo del coseno lo vedete già qui iniziato, quindi questo qui è il coseno di teta. E qui invece avete, diciamo, il seno di teta. Va bene? Quindi questo collegamento tra le funzioni è, anche se apparentemente dal grafico, da, diciamo, dalle motivazioni con le quali uno introduce quelle funzioni quando fa le variabili reali, non c'era nessun collegamento. Adesso attraverso lo sviluppo di Taylor e l'introduzione di numeri complessi c'è questo collegamento, va bene? Funzioni esponenziali, seno e coseno, sono funzioni legate tra di loro, va bene? Sono legate non tanto su R quanto su tutto il piano complesso. Va bene, il legame è questo. Quindi un'altra formula che vi consiglio di ricordare è questa qui. Bene? Diciamo da questa, per esempio, si deduce che è alla i pi greco, per esempio è alla i pi greco quanto fa? Allora basta sostituire pi greco qui dentro, coseno di pi greco è meno 1, è seno di pi greco è 0, quindi c'è questa formula, questa è una formula abbastanza famosa, e alla i pi greco uguale a meno 1. È una formula che ha avuto un certo successo, perché? Perché è una formula che contiene un po' tutte le costanti più importanti che ci sono in matematica, alcune, l'esponenziale, il pi greco, la costante immaginaria e meno 1, va bene? Ok, quindi diciamo questo per quanto riguarda il rapporto che c'è tra la forma cartesiana e la forma esponenziale. Adesso proviamo a fare qualche conto con dei numeri espliciti. E prendo i conti direttamente da qui, così. Yeah.
Allora, silenzio. Allora, vediamo per esempio, diciamo, queste potenze che abbiamo fatto qui, come si vedono quando uno le vede in forma esponenziale. Allora, abbiamo fatto le potenze di I, va bene, potremmo fare anche le potenze in un altro complesso, ma proviamo a vedere intanto queste potenze che sono un po' più significative. Allora, se voi avete il numero I, che è scritto in forma cartesiana, come lo scrivete in forma esponenziale? Allora, il modulo di I è uguale a 1, perché il modulo di I è uguale a coordinata x di questo, che è 0, più la coordinata y, che è 1, quindi questo è uguale a 1. E qual è l'argomento? Qui lo potete fare utilizzando le formule di prima, ma lo potete anche più semplicemente fare se, diciamo, tracciate il punto, questo, e quindi qui l'angolo è pi greco mezzi, quindi l'argomento, uno degli argomenti è pi greco mezzi, ma in generale sarebbe pi greco mezzi più 2k pi greco, se volete scriverli proprio tutti qua. Per fare i conti poi degli argomenti se ne sceglie uno, va bene? Quello che è più comodo in questo caso, pi greco mezzi. Quindi questo numero qui, scritto in forma cartesiana, in forma esponenziale, come si scrive? Scrive 1 che moltiplica e alla i pi greco mezzi, o se volete più semplicemente e alla i pi greco mezzi. Bene, adesso proviamo a fare le potenze di questo numero. Allora, quando fate le potenze, vi ho detto, ci si comporta utilizzando questo simbolo, l'esponenziale, e diciamo sfruttando tutte le proprietà che uno conosce della funzione esponenziale, che continuano a valere anche nel caso complesso per quanto riguarda i prodotti. Allora, cosa succede quando uno fa i alla n? Allora, se io faccio i alla n, devo fare questo alla n, fare questo alla n. Allora, mentre qui per fare il conto dovevamo usare ripetutamente l'identità i quadro uguale a meno 1, qui invece il conto lo facciamo guardando gli angoli e la distanza dall'origine. Allora, la distanza dall'origine non cambia, perché il modulo è 1, no? E quando fate 1 alla n, sempre 1 resta. Quindi la distanza dall'origine non cambia facendo questa potenza. Quando invece, diciamo, vedete quello che succede all'angolo, e qui facendo l'operazione viene n pi greco mezzi, quando avete un elevamento al potenza e un elevamento a potenza, fate il prodotto, no? Allora, che cosa succede? Come seguite, diciamo così, l'orbita del punto, va bene? Allora, quando n è uguale a 1 siete qui, no? Quando n è uguale a 2 cosa succede all'argomento? E l'argomento diventa pi greco, infatti ottenevate meno 1. Quindi quello che è successo è che da pi greco mezzi è diventato pi greco. Quando fate i al cubo, che cosa succede? Adesso sapete che l'argomento è 3 mezzi pi greco, quindi andate a finire qui sotto. Quando fate n, prendete n uguale a 4, diventa e alla i 2 pi greco. Allora, 2 pi greco, siccome l'argomento è definito almeno in multiplo di 2 pi greco, è come dire 0. O vuol dire, se volete, facciamo fare un giro completo, ma ritornate esattamente qui. E quindi poi quando date ulteriormente altri valori a n, che cosa ottenete? Ottenete di nuovo gli stessi identici valori, va bene? Quindi le potenze di i le potete fare con le potenze con la rappresentazione cartesiana in quel modo, oppure con la rappresentazione esponenziale. Quello che succede è che ogni volta che voi moltiplicate per i non cambia la distanza d'origine, ma il numero complesso viene ruotato di 90 gradi, va bene? Qui 90 gradi, qui 90 gradi, qui 90 gradi, qui 90 gradi. E con ottiene che il modulo del nuovo numero è sempre z, il modulo di z. Perché? Perché ho dovuto moltiplicare il modulo di z per 1, quindi lì il modulo non è cambiato. E invece l'angolo come è cambiato? Qui si fa la somma degli angoli, quindi l'angolo originale, teta, è stato modificato aggiungendo pi greco mezzi. Quindi anche se uno non vuole, diciamo, è complicato dare un'interpretazione geometrica del prodotto per ogni caso, almeno per il prodotto per i, va bene, che è, diciamo, il prodotto più significativo perché i è il nuovo simbolo, quello che uno, l'interpretazione che uno ottiene è che la distanza d'origine non cambia, invece l'angolo cambia di pi greco mezzo, va bene?
Se invece di moltiplicare per i moltiplicate ovviamente, non so, per 2i, che cosa cambia? Cambia sull'angolo, non cambia assolutamente niente, cambierà invece il modulo. Quindi questo verrà modulo di z per e alla i teta per due volte e alla i pi greco mezzi. Quindi il modulo raddoppia e l'angolo invece viene aumentato di pi greco mezzi. Allora, questi sono tutti casi particolari, diciamo, del caso più generale che ho descritto prima, cioè che quando fate un prodotto tra due numeri complessi, i moduli si moltiplicano e invece gli argomenti si sommano. Va bene? E la moltiplicazione per i è un po' più significativa perché appunto corrisponde esattamente a una rotazione di pi greco mezzi. Ok. Allora, quindi questo per quanto riguarda la notazione esponenziale, poi faremo degli esercizi su queste cose. C'è un'altra operazione che dobbiamo adesso cercare di risolvere, cioè il quoziente. Prima di vedere come si fa il quoziente tra due numeri complessi, dobbiamo introdurre un'operazione che non c'era sui numeri reali, ma che è piuttosto comoda. Allora, questa operazione è l'operazione di coniugazione. La coniugazione l'avete vista con in geometria? È una cosa che è legata alla coniugazione, diciamo, per le matrici. Se non l'avete vista, me la dico. Allora, come si definisce l'operazione di coniugazione? L'operazione di coniugazione è un'applicazione che a z associa z con una barra sopra. Che cosa significa questo? Quando questo è in forma esponenziale, questo significa x meno y, quindi è un'operazione che cambia segno ma solo alla parte immaginaria. Bene, come si vede geometricamente questa cosa? Se voi avete un punto o un numero complesso, un punto nel piano, quando fate l'operazione di coniugio, quello che ottenete è un numero che sta qui sotto, che è simmetrico rispetto all'asse dell'x. Che proprietà ha la coniugazione? Beh, dunque, allora, se ve la ritrovate in un conto e dovete fare questo conto, basta che seguite la definizione. Sostituite ogni volta che c'è coniugato di z x meno y piuttosto che x più y. Però ci sono delle proprietà da tenere presente. Allora, la prima proprietà, che è evidente dal punto di vista geometrico, è che se questo aveva un certo argomento, l'argomento che avrai coniugato sarà meno che è andato sopra. Il modulo non è cambiato perché è stata fatta solo una riflessione, quindi se qui c'è il modulo e qui c'è lo stesso identico modulo, quindi possiamo scrivere che il modulo di z è lo stesso che il modulo di z coniugato. Poi un'altra proprietà è che se fate questa operazione due volte, cioè fate prima il coniugato e poi fate di nuovo il coniugato, è un'operazione che cosa succede? Voi prendete z, lo buttate di sotto, poi fate di nuovo il coniugato, quindi ricambiate segno nella parte immaginaria e il numero torna alla posizione di partenza, quindi il coniugato e il coniugato uguale a z. Diciamo, un'altra proprietà importante è questa. Quando fate z per il coniugato di z, qui bisogna fare un conto perché non è evidente, lo possiamo fare in due modi, facciamolo in due modi. Allora, facciamolo sia utilizzando la notazione esponenziale che la notazione cartesiana. Quanto fa z per coniugato di z? Allora, se lo facciamo con la notazione cartesiana, verrebbe x più y per x meno y. Abbiamo definito, questa è la definizione. Facciamo il conto, allora è un prodotto, quindi viene x quadro meno yx più yx, e poi c'è i per meno i che fa 1. Questo e questo sono opposti, quindi questo va via, e rimane x quadro più y quadro. Questo che cos'è?
è, se ci ricordiamo, la definizione di modulo di z, che era la radice quadrata di questa roba qui. Questo è il quadrato del modulo. Quindi questo è il modulo. Quindi quando fate z per z, fate il prodotto di questi due numeri complessi, in generale il prodotto di due numeri complessi è un numero complesso, in realtà in questo caso diventa un numero reale maggiore o uguale di 0, quindi un po' particolare. Facciamo lo stesso conto da questa parte con la notazione esponenziale. È sempre meglio provare a fare i conti in tutte e due le notazioni per esercitarsi, anche perché solo così uno capisce quando conviene una notazione rispetto all'altra. In questo caso sono praticamente equivalenti. Allora z sarebbe z per e alla di teta. Il coniugato ha lo stesso identico modulo ma opposto l'angolo. Faccio il prodotto. Quando faccio il prodotto, anche qui diciamo faccio separatamente il conto sul modulo e sull'argomento. Allora sul modulo verrà z al quadrato, e poi invece sul modulo dovrò fare la somma teta meno teta fa 0 e e alla i0 fa 1. Va bene, quindi ottenete z quadro alla stessa identica maniera che dall'altra parte. Va bene? Quindi le proprietà importanti del modulo sono, oltre alla definizione e interpretazione geometrica, è che il modulo è lo stesso, l'argomento è opposto, è un'operazione che quando la fate due volte ritrovate l'identità, e poi soprattutto quando fate z per il modulo di z ottenete il quadrato del modulo, che è un numero reale maggiore o uguale di 0. Allora, perché uno introduce questa operazione? Perché questa è l'operazione che aiuta a fare i rapporti tra numeri complessi. Allora, vediamo un po' come definiamo il rapporto tra due numeri complessi. Allora, dobbiamo definirlo in maniera tale che tutte le operazioni, tutte le proprietà che noi ricordiamo del rapporto continuino a valere. Bene, se no è inutile. Allora, quello che si fa è si cerca di ricondurre il conto, la difficoltà del conto, a quella di un prodotto, va bene? Quindi si cerca di trasformare il rapporto in un prodotto. Come si fa? Allora, diciamo, per i numeri complessi ci sono tante novità, ma una cosa resta: non si può dividere per zero. Quindi innanzitutto W deve essere diverso da zero, quando faccio un rapporto. E se W è diverso da 0 posso fare l'operazione di rapporto, e per fare l'operazione di rapporto quello che faccio è moltiplico e divido per il coniugato del denominatore, va bene? Perché faccio questa operazione? Perché adesso, siccome so, per quello che ho detto lì, che questo prodotto qua è modulo di W al quadrato, questo vuol dire che la divisione per il numero complesso adesso è diventata la divisione per un numero reale, e quando uno deve dividere per un numero reale in realtà è più semplice, va bene? Basta che divida come faceva normalmente quando aveva le frazioni. La cosa complicata era se qui fosse stato 1 più i, come faccio a fare questa divisione? Mentre invece quando avrò il modulo avrò radice di 2, e divide per radice di 2 basta che mi ricordo nella frazione di metterci anche la radice di 2. Allora, qui invece abbiamo il prodotto, è il prodotto, quindi è z per w coniugato. Quindi vuol dire che se devo fare un rapporto, è la stessa cosa se io faccio un prodotto, non per w, ma per il modulo, per il coniugato, e sotto ci metto invece il modulo al quadrato. Piuttosto che ricordarsi questo, ricordatevi che quando uno ha un rapporto conviene moltiplicare e dividere per il coniugato, e poi vi ricordate che W per il coniugato fa il modulo al quadrato. Allora, facciamo un esempio numerico, e così abbiamo tutte e quattro le operazioni . Allora, prendiamo per esempio z1 uguale a meno 1 più i e z2 uguale a 3 più i. Ah,
Allora, supponiamo di voler fare z1 diviso, anzi ho usato le lettere z e w, diciamo z e w, di fare questo rapporto. Allora, che cosa devo fare? Allora, devo fare il modulo di w al quadrato, e qui invece dovrò fare z per il coniugato di w. Allora, faccio separatamente questo e questo. Allora, se w è questo, il modulo quanto sarà? Allora devo fare 3 al quadrato più 1 al quadrato radice, quindi viene radice di 10. E il coniugato invece è, diciamo, 3 meno i. Va bene? Va bene, adesso li sostituisco dentro e cosa ottengo? Allora, qui sopra ottengo meno 1 più i, cioè z, per 3 meno i diviso radice di 10. Bene? Quindi adesso la difficoltà è solo fare questo prodotto, va bene? E il rapporto in realtà è il grazie, sì, 10 al quadrato. Adesso la difficoltà è solo fare, diciamo, il prodotto che c'è al numeratore. Allora, facciamo questo prodotto al numeratore, quindi viene meno 3 più i, e poi c'è più 3i, poi c'è i per meno i, cioè più 1, è tutto diviso 10. Quindi adesso riunisco qui sopra la parte reale e la parte immaginaria, quindi qua meno 3 più 1 fa meno 2, e questo va diviso per 10, e qui invece c'ho più 4i, quindi più 4 i diviso 10, e quindi qua viene meno un quinto nella parte reale, e poi ho due quinti che invece è la parte immaginaria. Bene? Ok. Ecco qui. Sì? Allora, quindi queste sono le quattro operazioni, queste sono le basi per fare qualunque cosa con i numeri complessi. Va bene, non sono cose complicate. Le cose complicate sono poi, diciamo, l'applicazione che uno fa dei numeri complessi. Queste sono operazioni di base, va bene? Su queste trovate un po' di esercizi sulle dispense. Adesso proviamo a fare qualche altro esercizio sempre su questi argomenti, però, diciamo, non di semplice conto. Allora, ad esempio, quindi, nel momento in cui sappiamo fare le quattro operazioni, di cosa possiamo fare con i numeri complessi? Possiamo intanto provare a vedere se riusciamo a risolvere delle equazioni. Con la vostra attenzione? Sì? Mi sembra. Allora, quindi, argomento dei numeri complessi. Non è che io vi chiedo fammi la divisione, fammi la somma, quelle insomma, dovreste saperle fare. Era necessario comunque parlarne perché bisognava definirle, eccetera. Poi con questi numeri complessi ci facciamo qualcosa, va bene? Allora, per esempio, proviamo a risolvere un'equazione. Allora, l'equazione che cos'ha di diverso rispetto alle altre equazioni che abbiamo visto nei reali? Beh, ci possono essere operazioni diverse, tipo il coniugato, poi bisogna tenere presente che l'incognita è z, ma è z appartenente ai numeri complessi, quindi le soluzioni vanno cercate nell'insieme dei numeri complessi, che è un insieme più grande di r, va bene? Allora, come si può fare? Allora, quello che uno può fare, diciamo, è quello di cercare di ridurre il problema a un problema che sapeva già risolvere. E come si fa questa riduzione? Allora, z è una coppia di numeri reali, quindi questa, diciamo, è la prima idea che si può cercare di sfruttare. Non è detto che sia quella giusta, cioè quella giusta, quella più conveniente, ma questo è il primo tentativo da fare. Allora,
si sostituisce questo qui dentro, questa è la rappresentazione di un generico numero complesso, quindi qui si decide di provare a risolvere il problema utilizzando le coordinate cartesiane, va bene? Allora, sostituiamo dentro x più di y al quadrato più, poi bisogna fare il coniugato, qui l'operazione è prima fare il coniugato e poi fare il quadrato, anche se, diciamo, le due operazioni in questo caso si possono invertire, si può fare prima il quadrato e poi il coniugato, ma questa è una proprietà del coniugato, va bene? Quando trovate delle operazioni, se non sapete diciamo, a che proprietà diciamo, appellarvi, lasciate l'ordine che è scritto, va bene? Quindi fate prima il coniugato e poi il quadrato. Allora, quindi qui viene x meno y, e anche questo va elevato al quadrato, e questo è uguagliato a 0, va bene? Adesso svolgiamo. Allora, questa è un'unica equazione, va bene? Però per adesso, appunto, è un'unica equazione dove però le incognite sono x e y, va bene? Qui l'incognita era z, numero complesso. Adesso l'avete tradotto in termini reali, le incognite sono diventate due reali però. Allora, facciamo il conto, viene x quadro più, allora qui uno quando fa il quadrato si comporta normalmente, l'unica cosa che si ricorda è che i al quadrato fa meno 1, quindi uno qua fa il prodotto, 2ixy più, mettiamolo per adesso, y al quadrato, poi qui c'è x quadro meno 2ixy, poi qua c'è più meno y al quadrato. Bene? Bene? Allora, allora, qui c'è x quadro. Allora, intanto, diciamo, questo e questo sono opposti, vanno via. E poi cosa succede ancora? Questo qui in realtà è meno y quadro. E questo qui invece, beh, meno 1 per meno 1 fa più 1, i per i fa meno 1, quindi anche questo è meno y quadro. Bene? Quindi mettiamo tutti insieme e cosa otteniamo? Allora, x quadro e y quadro si sommano, quindi ottenete 2x quadro meno 2y quadro uguale a 0. Potete raccogliere il 2, potete dividere per 2, bene? E quindi ottenete x quadro meno y quadro uguale a 0, bene? Bene, adesso bisogna cercare di discutere il risultato. Diciamo, qui uno potrebbe anche concludere che y è uguale a, non solo a x, a più meno x. Non fate queste cose. Va bene? Attenzione. No, due. Io vi consiglio, per quanto è possibile, perché non è detto che si riesca sempre a esplicitare, quando avete qualcosa uguagliato a zero e lo potete scrivere come prodotto, scrivetelo come prodotto. X meno y per x più y, da cui diventa forse più facile y uguale a x e y uguale a meno x, va bene? Allora, come uno interpreta questo risultato? Qual era la domanda iniziale? La domanda iniziale è: trova tutti i numeri complessi tali che. Mi ha chiesto i numeri complessi, io ho trasformato il problema in un problema reale, ma adesso devo dare la risposta in termini di numeri complessi, non posso dire solo questo. Come va interpretata questa cosa qua? Allora, questa cosa qui va interpretata in questo modo. Le due coordinate in realtà servono per descrivere degli insiemi nel piano, bene? E quali sono gli insiemi nel piano per cui y uguale a x, x e y uguale a meno x? Allora, sono due rette, questa è y uguale a x, questa è y uguale a x, se volete sarebbero tutti i numeri complessi del tipo x più ix, tutti quelli che hanno la parte reale e la parte immaginaria uguale, e questi sarebbero invece tutti quelli che hanno la parte reale opposta alla parte, immaginaria. Insomma, comunque li volete scrivere, forse la cosa migliore è
descrivere nel piano. Quindi se uno vi chiede quali sono le soluzioni e cosa descrivono nel piano queste soluzioni, nel piano complesso, nel piano complesso, allora innanzitutto l'equazione ha infinite soluzioni e nel piano complesso sono due rette, la retta y uguale a x e la retta y uguale a meno x. Bene? Quindi un'equazione, qui uno poteva pensare, questo non è un polinomio, va bene? Perché c'è il coniugato, quindi non deve farsi distrarre dal fatto che è di secondo grado, non è di è di secondo grado, ma non è un polinomio, quindi in generale qui uno non si aspetta solo due soluzioni, va bene? Addirittura qui ve ne vengono fuori infinite, va bene? E geometricamente sono due rette che passano per l'origine, anzi precisamente la retta y uguale a x e la retta y uguale a meno x. Dovrebbe essere anche z, almeno la sì, 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 diciamo, sì, questo z qui è il suo coniugato, sì. Uno potrebbe anche descrivere, diciamo, questo insieme come questa retta è il coniugato di questa retta, cioè questa. Sì. Ci sono domande? Quindi anche in questo caso cerchiamo di privilegiare, diciamo, l'interpretazione visiva di quello che uno trova con dei conti, va bene? Non solo fare i conti, ma cercare di interpretare il risultato, se no non serve a niente. Adesso che abbiamo fatto le operazioni fondamentali, ragazzi, tutto il tempo che ho in queste ore è lo stretto necessario che mi serve, eh? E lo sapete bene che non è che se faccio meno, chiedo quello che devo chiedere, quindi datemi il tempo di dirvi tutto. Allora, dunque, allora, abbiamo detto la somma, il prodotto, insisto un po' su queste cose anche se, diciamo, può sembrare che siano cose facili, non sottovalutare, se perdo un po' di tempo su queste cose, non pensate che, diciamo, uno sottovaluta il problema e dice, no, io queste cose le so, questo è l'errore più grave che si può fare, sottovalutare qualcosa, bene? Avete visto com'è andata l'analisi 1? Allora, cercate di mantenere il controllo della situazione. Se poi andate a vedere, qualcuno vorrà vedere il compito, gli errori, alcuni errori, sono veramente da incazzarsi, va bene? E sono il frutto di, diciamo, della sottovalutazione di una difficoltà, va bene? Allora, dunque, abbiamo fatto le quattro operazioni, abbiamo provato a risolvere un'equazione, adesso proviamo a fare qualche altro esercizio, sempre cercando di fare qualche riflessione su cosa significa fare il prodotto, fare la somma di numeri complessi. Allora, in particolare, vediamo un po' cosa succede quando faccio una potenza di un numero complesso. Faccio z alla n. Cosa succede geometricamente? Perché lo sapete bene, quando bisogna fare dei conti, l'errore che si può fare sui conti può essere un errore di distrazione e non è recuperabile se uno non capisce quello che sta facendo, va bene? Quindi più uno ha, diciamo, strumenti per visualizzare quello che sta facendo, è più facile è che individui gli errori di conto, va bene, di calcolo. Allora, per esempio, quando faccio una potenza di un numero complesso, cosa può accadere, diciamo? A parte, diciamo, numericamente quello che può cambiare, ma geometricamente che cosa può succedere? Allora, il prodotto tra due numeri complessi abbiamo visto che in forma esponenziale è, diciamo, un po' più comoda, se è possibile fare la forma esponenziale, è un po' più comoda perché si vedono separatamente, diciamo, i contributi.
sul modulo, prodotto dei moduli, sull'argomento, la somma degli argomenti. Allora, cosa succede quando uno fa una potenza? Allora, per esempio, quando uno fa una potenza è un caso particolare di prodotto, prodotto di un numero per se stesso, fatto più volte. Bene? Se uno può scriverlo in forma, esponenziale, allora intanto scrive il numero in forma esponenziale e poi lo eleva alla n. Bene? Anche qui, prima di metterci i numeri dentro, perché poi mettere i numeri dentro, diciamo, diventa un certo tipo di difficoltà, ma prima di mettere il numero dentro uno deve capire che cosa succede. Quando faccio la potenza, allora, faccio la potenza, quindi vuol dire devo fare la potenza del modulo e poi devo moltiplicare l'argomento, va bene? Per n, quindi e alla i n. Bene? Abbiamo già visto prima le potenze di i. Lì, diciamo, l'argomento era pi greco mezzi, ogni volta che facevate il prodotto per i, l'argomento veniva sommato a pi greco mezzi, cioè veniva ruotato di 90 gradi. Il modulo non cambiava perché in quel caso il modulo era uguale a 1. Ma se il modulo non è uguale a 1, che cosa succede? Allora, per esempio, se prendete, non so, z, diciamo, 1 più i, allora 1 più i abbiamo visto che in forma esponenziale è e alla i di greco quarti, questo si vede perché uno prima disegna il punto, il modulo qui è 1 e 1, teorema di Pitagora, quindi 1 al quadrato più 1 al quadrato fa 2, faccio la radice, quindi qui c'è la radice di 2, e questo argomento qui è pi greco quarti. Bene. Cosa succede quando uno fa le potenze? Allora, quindi qui verrebbe radice di 2 alla n per e alla in pi greco quarti. Quindi ci sono due movimenti da tenere sott'occhio. Uno sul modulo e uno sull'argomento. Allora, sull'argomento prima, diciamo, erano multipli di pi greco mezzi, adesso sono multipli di pi greco quarti. Siccome questo è comunque un divisore, diciamo, è un multiplo, diciamo, di 2 pi greco, cioè scusate, è un, diciamo, un multiplo di pi greco quarti è 2 pi greco, vuol dire che dopo un numero finito di, diciamo, dopo un certo intero n, ritornerete nella posizione, esattamente nella posizione iniziale. Qual è questo numero? Bisogna ottenere in questo caso al posto di n, cioè bisogna fare in modo che l'argomento sia lo stesso di quello iniziale, è come, cioè non esattamente lo stesso, ma deve differire di un multiplo di 2 pi greco. Allora, non lo vediamo subito, proviamo a vedere cosa succede. Man mano che aumento n, che cosa succede all'argomento? Devo ruotare ogni volta di pi greco quarti, quindi la prima volta andrò a pi greco mezzi, poi sarò da questa parte, poi arriverò a meno pi greco e così via. Quante iterazioni dovrò fare per ritornare alla posizione iniziale? Beh, dovrò farne, diciamo, devo vedere in quante parti è stato diviso l'angolo giro, quindi saranno 8, va bene? Questo è il primo, poi il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo. Quindi, quindi, diciamo, quando faccio le potenze, lo faccio qui il disegno un po' più grande, per quanto riguarda i moduli, starò sui vertici di un ottagono. Bene? Questo per quanto riguarda, scusate, gli argomenti. Cosa succede invece al modulo? Il modulo, devo fare le potenze di radice di 2. Adesso qui la potenza, man mano che aumento n, può avere due comportamenti. Va bene? Può andare a più infinito se quando aumento n. Questo accade però quando il modulo è maggiore di 1. Se il modulo è maggiore di 1, faccio le potenze di 1, questo numero diventa sempre più grande, quindi in questo caso è radice di 2, quindi cosa vuol dire? Che man mano che effettuo questa rotazione c'è anche un allontanamento dall'origine, quindi se questo punto all'inizio è da qui, il secondo, cioè z, se questo è z, questo sarà z al quadrato, z al cubo sarà ancora un po' più lontano, z alla quarta sarà ancora un po' più lontano e così via. Quindi quando avete una potenza, man mano che aumentate n, questa cosa gira, va bene? Gira in senso, diciamo, antiorario e, diciamo, i punti descrivono una spirale che va verso l'esterno, va bene?
e quindi qui z alla quinta starebbe qui sotto, anche senza sapere esattamente quanto fa. Questo è il comportamento qualitativo. Va bene. Cosa succede se invece diciamo il modulo è minore di 1? Allora, se il modulo è minore di 1, ad esempio proviamo a prendere z uguale a 1 più i mezzi, 1 più i mezzi in coordinate esponenziali come sarà? Beh, diciamo, questo qui è un mezzo 1 più i. 1 più i è uguale a questo, quindi non occorre che rifacciamo tutto il conto. È un mezzo per radice i2, eccetera. Questa roba qui, quando qui sopra c'è i teta, è sempre di modulo 1, quindi in realtà il modulo è radice i2 diviso 2, cioè 1 su radice i2. Io tenete e alla i y. Quindi la rotazione è, diciamo così, la stessa, sempre un angolo di pi greco quarti. Siccome 2pi greco diviso pi greco quarti è, diciamo, un numero intero, avrete che, dal punto di vista dell'argomento, dopo 8 passi ritornerete allo stesso argomento, alla stessa posizione angolare. Per quanto riguarda invece il modulo, che cosa accadrà? Man mano che fate le potenze di 1 su radice di 2, questa roba qui diventa sempre più piccola. E quindi quello che avrete è che, diciamo, il comportamento qualitativo di questa roba è: se il primo elemento era questo, quando farò z quadro sarà un po' più piccolo, poi z cubo ancora più piccolo, poi z alla quarta sempre più piccolo, e quindi quello che avrete sarà un comportamento a spirale verso l'origine. Va bene? Ovviamente, diciamo, ci metterà. Non è che dopo un numero finito di passi va a finire nell'origine. Perché questo? Perché questo non accade? Perché quando fate le potenze di 1 su radice di 2, per cadere nell'origine dovreste avere, dopo un numero finito di passi, che il modulo sia 0. Ma questo non accade, diventa piccolo ma non diventa mai 0. Quindi quando aumentate n avete infiniti punti che seguono questa spirale verso l'origine, e al limite, va bene, arrivate, tendete all'origine. Quindi, per quanto riguarda le potenze, ci sono due comportamenti, anzi tre comportamenti, perché quando il modulo è maggiore di 1, spirale verso l'esterno. Quando avete invece modulo minore di 1, avete spirale verso l'interno. Quando invece, come per esempio per i, avete esattamente un punto che ha modulo 1, cioè sta sulla circonferenza unitaria, avete solo l'effetto di rotazione, perché sul modulo non cambia assolutamente niente, perché sul modulo, quando fate le potenze di 1, ritornate ad avere potenze di 1. Ecco, quindi diciamo, tesi 30 gradi, 60 gradi, 30 gradi. In particolare, diciamo, se voi avete un sottomultiplo di 2pi greco, avete che dopo un numero finito di passi ritornate nella stessa posizione angolare. Ma se questo angolo non è un sottomultiplo di 2pi greco, come per esempio 1, 1 e 2pi greco, quando fate le potenze di questo, quando fate z alla n, allora quando uno lo descrive qualitativamente, questo che movimento ha? Allora, questa è la circonferenza unitaria, allora 1, beh, diciamo pi greco, pi greco mezzi è un po' più grande di 1, no? 3pi greco, quindi 1, non so, starà qua. Questo è l'angolo. Ogni volta voi, quando farete le potenze, avrete dei multipli di questo angolo, quindi diciamo, non so, il numero 2 sarà qua, poi il numero 3 sarà qua, quindi questo è z, questo è z quadro, questo è z cubo. Allora, siccome il modulo è 1, questa cosa qui gira attorno all'origine sempre sulla stessa circonferenza, però siccome questo non è un sottomultiplo di 2pi greco, anche dopo un numero infinito di un numero molto grande di iterazioni, questa roba qui non cadrà mai su un punto precedente. Quindi questa orbita attorno alla circonferenza, anzi, se l'ho provata a fare, un piccolo programmino per fare questo disegno, quando fate, diciamo, per fare il programmino, cosa basta fare? Prendete z, lo scrivete in forma cartesiana, mettete coseno di 1 più i seno
di 1, questa li calcolate con il calcolatore, provate a implementare il prodotto tra due numeri complessi così come ve l'ho insegnato, fate diciamo le successive posizioni dei punti e vedrete che quando fate un ciclo, non so, di 100, 1000, eccetera, questi punti piano piano, se ogni volta disegnate un punto nuovo, questi punti piano piano ricopriranno quasi tutta la circonferenza, va bene? Mentre invece se prendete un sottomultiplo di 2π greco, anche se fate un numero molto elevato di iterazioni, qui avrete sempre quei quattro soliti punti, va bene? Se invece avete un angolo che non è, diciamo, un sottomultiplo di 2π greco, questo, non cadendo mai nello stesso punto, all'aumentare il numero di punti, piano piano riempite quasi tutta la circonferenza. Dico quasi perché non la riempie tutta, però diciamo visivamente la riempie, sembra che la riempia completamente. Allora concludiamo con questo esempio. L'esercizio 4 che c'è sulle dispense è un esercizio che probabilmente è stato dato un esame qualche tempo fa. Allora, si tratta di fare, di calcolare questo numero complesso. Allora, ovviamente qui uno ha sempre due strade, cioè la parte, farla il calcolo con la forma cartesiana o esponenziale, ma gli esponenti che ci sono scoraggiano il conto fatto con la parte con la forma cartesiana, quindi è meglio farlo con la forma esponenziale. Allora, come facciamo? Allora, la prima cosa è prendere i punti 1 più i e 1 meno i e scriverli in forma esponenziale. Allora, facciamo il modulo di questo è radice di 2, va bene? Fino a mezz'ora fa facevo il conto esplicito, adesso smetto di fare il conto esplicito, quindi 1 più i modulo radice di 2, e invece l'esponenziale abbiamo 1 più i sta qui, quindi è pi greco quadro. Questa è la forma esponenziale di questo. 1 meno i è il coniugato, quindi non occorre fare molti conti perché il modulo resta lo stesso e invece l'argomento diventa l'opposto. Bene, adesso facciamo le singole potenze. Allora, quindi sostituiamo qui dentro, quindi abbiamo radice di 2 elevato alla decima per e alla i 10 pi greco quarti. Quando elevo alla decima devo fare il modulo elevato alla decima e l'argomento elevato alla decima, cioè devo moltiplicare questo per 10. Qui sotto ho la stessa cosa, solo elevata all'ottava, qui c'è e alla meno i pi greco quarti moltiplicato per 8. Va bene? Adesso il conto diventa molto semplice perché si tratta di fare separatamente il conto sull'argomento e sul modulo. Sull'argomento si fa prima la semplificazione, prima di fare la potenza, inutile fare questa la 10 e questa la 8 e poi semplificare, no? Si fa subito la semplificazione, viene radice di 2 al quadrato, che è 2. Allora, che moltiplica che cosa? Anche qui, diciamo, conviene mettere tutto subito in forma esponenziale. Questo è un rapporto tra esponenziali e uno lo tratta come trattava tutti i rapporti tra esponenziali. Allora, 10 quarti direi 5 mezzi. Il pi greco lo possiamo anche prendere, mettere fuori. Questo qui sarebbe questo. Questo è diviso per e alla meno, quindi moltiplica se sta al numeratore, quindi più 8 quarti, quindi diciamo
Bene? Allora, quindi adesso arrivati a questo punto, uno adesso cerca di tradurre questo numero complesso in forma cartesiana. Il calcolo è fatto in maniera tale, dunque, chiede esattamente la forma cartesiana. Allora cerchiamo di capire quant'è. Allora ci abbiamo e alla pi greco 5/5. Innanzitutto qui perché ho tolto il 2 pi greco i? Perché e alla 2 pi, posso, diciamo, sull'argomento togliere tutti i multipli di 2 pi greco. Quindi 2 pi e alla i 2 pi greco è uguale a 1, quindi quello lo potete anche togliere, ma potete anche aggiustare questo argomento in maniera tale da visualizzarlo. Questo argomento è 5/5, quindi vuol dire che è 2 più 1/2, va bene? Quindi anche questo qui è uguale a e alla i pi greco. Come vedete, ve l'ho detto prima, sugli argomenti non c'è un argomento unico, e anzi la riduzione va fatta in maniera tale da rendere il numero più riconoscibile possibile. Quindi se qui c'è 5/5 più 2, questo 2 lo potete buttare via subito, va bene? Cioè un 2 pi greco, quindi quello subito. Il 5/5, come ne potete accorgere qua, è 2 più 1/2, quindi quello che è significativo è l'1/5. Arrivati a questo punto, riconvertite questo in forma cartesiana se è richiesto. Potete farlo con le formule che vi ho fatto vedere prima, ma diciamo lo potete anche vedere a occhio quant'è, perché e alla i pi greco mezzi è esattamente uguale a i, perché e alla i pi greco mezzi, quando questo è pi greco mezzi, è proprio uguale a i. Quindi qui ottenete 2i. Bene? Ok? Attenzione che è molto importante sviluppare un po' di manualità su queste cose. Non fate troppi conti, sennò perdete un sacco di tempo. Va bene, ci vediamo venerdì.